Da quasi un mese si trova nelle sale italiane il quarto capitolo di Cattivissimo Me. Io sul canale ho già pubblicato due video sul film, la recensione ed il video del format si farà con un possibile quinto capitolo della saga. Ecco, oggi come è successo anche per Inside Out 2, trovate il video qui, arriva il cose che non hai notato. Quindi vediamo 15 cose che non hai notato in Cattivissimo Me 4. Prima vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei social tra Instagram con i vari format di curiosità, errori nei film, mini recensioni e non solo. C'è anche TikTok, Letterboxd e diversi altri link importanti che vi consiglio di visitare, ma ne parliamo fra poco. Per ora iniziamo con il video. Nella prima sequenza del film, la targa di una delle due supercar di Gru è DM090710. DM indica Despicable Me, ovvero il titolo originale di Cattivissimo Me, mentre 090710 non sono numeri casuali, ma indicano la data d'uscita americana del primo film, ovvero il 9 luglio 2010. 090710. Nella scena in cui un Minion finisce nella gelatina, possiamo notare gli altri due tirare fuori dei cucchiai dai loro vestiti. Se notate però il cucchiaio del Minion più paffutello è molto più grande del cucchiaio di quello a sinistra. Tra l'altro quella gelatina potrebbe in qualche modo fare l'occhiolino alla marmellata jelly importante nel secondo capitolo di Cattivissimo Me, era infatti la cura per i Minions cattivi viola. L'elemento che contraddistingue il villain di questo film, ovvero Maxime Le Mal, sono gli scarafaggi. Ma non tutti hanno notato che sono pure presenti sul suo outfit apparentemente super costoso. Le rifiniture dorate che drippano una cifra rappresentano proprio degli scarafaggi, infatti. Quando alla festa degli ex alunni Gru rivela di far parte della Lega Anticattivi, o come preferisco chiamarla io in originale, Evil, tira fuori il suo badge. E in basso a destra è presente un QR code che raffigura la visiera tipica dei Minions. In questo film Gru e la sua famiglia sono costretti a cambiare identità. Gru adesso lavora come venditore di pannelli solari e questo è un riferimento ironico allo stesso personaggio che adesso vende dispositivi che hanno bisogno del sole, mentre nel primo film Gru ha tentato di rubare la luna. I due lati opposti dell'identità di Gru nella saga, il sole e la luna. Nel film facciamo la conoscenza dei Mega Minions, che sono già loro stessi dei riferimenti a dei supereroi già esistenti. Abbiamo la cosa in Mr. Fantastic dei Fantastici 4, Hulk, Ciclope degli X-Men e una sorta di Superman dalla testa a cono. Poppy sembra essere proprio una grande fan del rosa e dei gatti, ma in realtà come scopriamo nel film, lei vorrebbe diventare una delle migliori cattive al mondo. Forse proprio come i suoi idoli. Forse proprio come i suoi idoli che ritroviamo sotto forma di statuette o action figure nella casa sull'albero. Come Poe con i 5 cicloni, Poppy tiene esposti alcuni membri dei Malefici 6 da Minions 2, ma troviamo anche il piccolo Baltasar Brat da Cattivissimo Me 3. Parlando ancora dei Mega Minions, oltre ai personaggi stessi, all'interno del film vengono fatti riferimenti ad altri film di supereroi, abbiamo infatti altri due riferimenti alla Marvel. Possiamo notare dei tentacoli meccanici molto simili a quelli di Doc Ock, interpretato da Alfred Molina nel 2004. E nel 2021, vorrei dimenticarlo. In questa scena, tra l'altro, le capsule in cui avviene la trasformazione è molto simile a quella utilizzata in Captain America il primo Vendicatore per trasformare Steve Rogers in... Chris Evans. C'è un altro riferimento a Spider-Man 2, avviene nella sequenza in cui i Mega Minions cercano, fallendo miseramente, di salvare la città. Infatti, la parodia di Mr. Fantastic si improvvisa anche un po' Peter Parker, tentando di frenare il treno con le sue braccia allungabili, facendo così il verso alla magnifica sequenza di Spider-Man 2. Non tutti hanno notato quella che penso sia una delle rivelazioni più strane per questo capitolo. Infatti quando Gru, Poppy, i Minions e Gru Junior entrano nell'ufficio della direttrice, possiamo notare sulla mensola, per pochissimi frame, la foto della malvagia donna con suo figlio. Che non è altri che proprio il Dottor Nefario, personaggio memorabile che conosciamo fin dal primo film di questa saga. Inoltre in quella sequenza possiamo anche scoprire il nome della mascotte di questa scuola, ovvero Lenny, che si diverte ad affilare gli artigli contro il muro e a sventrare i peluche. I riferimenti ad altri film cult non terminano qui. Ah, terminano. Vabbè, capirete fra poco. Infatti nella sequenza in cui Lucy e le ragazze ritrovano al supermercato la stessa spaventosa donna a cui Lucy ha dovuto fare la nuova acconciatura, questa inizia a rincorrere le tre tra i banconi e gli scaffali, spaccando e sporcando tutto. Beh, quella corsa non mi è affatto nuova, anzi, potrebbe spiegare il motivo di questa resistenza della donna.
Quello è un riferimento alla corsa del T-1000 che insegue il giovane John Connor in Terminator 2 di James Cameron. E se notate, la musica di sottofondo è proprio la stessa. Nel finale ritroviamo tutti i villain più importanti delle due saghe Illumination. Abbiamo Vector e il padre, dal primo film, El Macho, dal secondo, Balthazar Bratt, dal terzo, e poi abbiamo Scarlet Overkill ed Herb Sterminator, dal primo Minions, e abbiamo i Malefici 6 dal secondo film. Come ho detto più volte negli altri due video riguardo Cattivissimo Me 4, che vi ricordo vi lascio in descrizione e anche nelle schede se volete andare a recuperare sia la recensione che il Cattivissimo Me 5 si farà, questo finale secondo me potrebbe rappresentare effettivamente la conclusione di questa saga, perché presentando tutti questi villain della saga con il fanservice, perché effettivamente è fanservice, poteva essere un omaggio carino alla conclusione come ultimo capitolo, ma siccome al momento della registrazione di questo video il film è quasi a $1 miliardo, credo proprio che continueranno assolutamente con almeno un quinto capitolo. Il terzo film dei Minions, l'abbiamo già detto, è stato confermato e annunciato per il 2027. In America dovrebbe arrivare nel giugno 2027, in Italia non c'è ancora una data ufficiale, però sicuramente arriverà o qualche giorno prima che in America, oppure a settembre, perché questo genere di film per il nostro paese non viene quasi mai riservato per l'estate, che è un periodo in cui la gente italiana non va molto al cinema. Quindi si preferisce un'uscita più sicura, appunto, prima che inizi l'estate oppure quando finisce, tanto che comunque anche Cattivissimo Me 4 è arrivato un mese dopo l'uscita americana, anche se per il 21 agosto, quindi ancora in estate. E infatti credo che qui in Italia si aspettassero un successo leggermente superiore. Ma ragazzi, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Letterboxd, c'è anche il link di Pumpling, dove trovate tantissime t-shirt e non solo a tema nerd, codice ILPENSIERO4 per avere un paio di calze gratis a scelta. E niente, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!